Questo è un video molto delicato che comunque avevo in mente di pubblicare prima di venerdì 8 marzo, prima che tutto il globo venisse a conoscenza della prematura scomparsa di Akira Toriyama a soli 68 anni, il creatore di Dragon Ball, di Dr. Slump, di Dragon Quest. Ho preferito non pubblicare niente in questi giorni perché credo che ogni parola risulterebbe superflua e rischierei di cadere in retoriche evitabili. L'unica riflessione che mi sento di fare è ricordare Toriyama come precursore e pioniere di tante altre storie, che debbono in parte anche a lui la loro fama. Non credo di stare esagerando quando affermo che One Piece, Bleach e anche Naruto non sarebbero mai esistiti senza quel medium uscito proprio 40 anni fa. E mai tutti noi avremmo immaginato che la nuova serie Daima, che uscirà in autunno, sarebbe melancolicamente divenuta il suo testamento, letteralmente. E l'approccio di Toriyama con il pubblico, anzi il suo pubblico che si è costruito, si è forgiato in questi 40 anni, è sempre stato riservato e distaccato e non ha mai lasciato trasparire le sue questioni più recondite, più intime. Ed è anche per questo che merita assolutamente il rispetto di tutti, perché, pensiero mio, mi ha sempre dato l'idea di un autore che lasciasse esprimere le sue opere in sua vece e che nel bene o nel male riuscisse sempre a trovare il modo per esaltare la sua identità. E il mio auspicio è che si continui a parlare delle sue opere per sempre, anche in un tono scherzoso, semiserio, poiché so che una cosa molto banale da dire è forse quello che avrebbe voluto Toriyama stesso, che era il primo a non prendersi mai sul serio, anche quando veniva intervistato. E francamente non so se dovrei proseguire questo video parlando di altro. Rischierei di cadere nella blasfemia, poiché è un momento di lutto, ma in fin dei conti si parla di un animatore che ha lavorato per una delle sue creazioni, quindi per quanto sia un momento difficile, bisogna purtroppo andare avanti con la trasmissione. E credo che alla fine sia proprio questa la soluzione migliore. Solo il ricordo può far rivivere Toriyama almeno una seconda volta, seppur in maniera effimera. È una frase anch'essa molto banale, ma questo è quello che penso. Detto questo, faccio le più sentite condoglianze alla famiglia e cerchiamo, e tentiamo, tenterò di andare avanti col video. Questo è un video molto delicato, in seguito a eoni di commenti polarizzanti su questo ragazzo che ho letto, sto leggendo e continuerò ancora a leggere per l'eternità. Un artista che non conosce mezze misure, che è disprezzato dai fan di Dragon Ball per non essere più quello di una volta, ma al contempo è rimpianto da quelli di One Piece, anche se appare come animatore nell'ultimissima sigla. O lo ami o lo odi. Naturalmente mi riferisco a Naoki Tate, proprio lui, l'uomo più atteso. In questo video tenterò timidamente di rispondere all'annosa questione se Tate è incoscientemente coraggioso o coraggiosamente incosciente. Sarà una scarpinata, ma vi invito a seguirmi comunque perché c'è un bel po' da dire su quello che è un vero e proprio pioniere, il quale ha deciso spontaneamente di uscire dalla sua zona comoda per proporre qualcosa di diverso, al contrario di un Takeo Ide o anche di un Yamamuro. Quindi, prima di partire dal momento clou della sua svolta artistica, ci conviene tornare indietro nel tempo ai latranti anni 80, in cui inizia come in-betweener nello studio Seigasha, su cui mi sono già espresso in quest'altro video. Lo studio di Tomekichi Takeuchi è senza dubbio il più folto, con i due fenomeni Masahiro Shimanuki e Kazuya Isada e le gregarie Yoko Iizuka e Masako Mizumi e anche Takeuchi stesso. Ma a partire dall'episodio 68 cambia il supervisore in Seigasha, con Shimanuki che subentra a Takeuchi poiché è molto più in linea con l'evoluzione artistica della serie. Non solo il miglioramento è sostanziale, ma tra quegli in-betweener presenti durante l'arco dei Saiyan, Chikako Uesugi, Kuniko Iwagami e Noriko Ichibashi, si sarebbero aggiunte allo studio Junio, mentre il buon Tate viene promosso come animatore in Seigasha. Tuttavia, nei suoi primi episodi, è copiosamente ridisegnato da Shimanuki e solo parzialmente si possono notare alcune delle sue caratteristiche, come le mani cicciotte, le linee degli occhi smussate, che a giudicare dai suoi Genga originali sono rimaste pressoché inalterate rispetto all'epoca moderna. È molto chiaro che l'impatto reiterato sia di ispirazione shimanukiana, ma pare anche condividere l'esagerazione dei movimenti snappy, carenti in in-between, con Isada, però in una modalità più lineare e rigorosamente in verticale.
Data la primordiale somiglianza con Shimanuki, Tate comincia ad emergere con Hisata supervisore, nei cui episodi non è raro riscontrare i suoi disegni privi di correzioni, e da qui si intravedono delle leggere deviazioni da Shimanuki, come nelle pose più esuberanti e snodate, a dispetto di quelle più rigide di Nuki, e nelle palpebre che ricordano i simboli maggiore e minore. I suoi lavori in Z, includiamo anche in GT, sono, senza alcuna esitazione, di buona fattura, direi anche ottima. E seppur derivativa, la combinazione tra l'impatto scuotente shimanukiano e la stravaganza isadiana è un miscuglio molto piacevole, che è quello che rende gli episodi di Segasha i più divertenti di quest'era. Di conseguenza i tenori dello studio non sono due, ma tre, che arricchiranno i film di Yamamuro con delle sequenze niente male. Certamente possiamo discutere sulle fallacie narrative dei film di Koyama, e lo farò in futuro, ma in merito alla mera animazione, le lamentele sono pari a zero, soprattutto se tra gli animatori è accreditato uno come Naoki Tate. Dopo GT ritroveremo subito i Segashani nel remake di Dr. Slump, in cui saranno al solito lo studio migliore della serie, e nei primi 90 episodi di One Piece, che inizialmente si basano sulla costanza artistica, disponendo di supervisori come Noboru Koizumi, Eisaku Inoue e Masayuki Takagi, e i momenti animati saranno sì presenti, ma saltuari, almeno all'inizio. Di conseguenza il Tate del 99-2000 è essenzialmente quello di Zeta, bravo ma derivativo, e supervisiona due episodi della saga di Alabasta, assieme a Shimanuki, e dall'episodio 135 rientra nel roster dei supervisori ricorrenti. E malgrado la preproduzione molto discutibile delle saghe di Skypiea e Water 7, il suo stile resta molto interessante e risulta una via di mezzo tra il vecchio Tate e quello che verrà, a giudicare dalle sopracciglia più irregolari e dall'espressività più libera. E fin qui ci siamo. Ma qual è la causa del cambiamento di Tate? O meglio, chi è la causa? Ed è qui che introduciamo una delle figure più importanti dell'animazione orientale degli ultimi 30 anni, uno degli animatori e registi più idiosincratici e unici nel suo genere, Katsuyo Hashimoto, pseudonimo di Mamoru Hosoda. Proprio come Tate, anche Hosoda inizia come animatore in Dragon Ball, apparendo nel solo episodio 173 e in alcuni film di Z, ma in realtà si fa notare più come regista di episodi o di interi film, come nel caso dei Digimon, o più in là un paio di Mille Magie Doremi e il filler del 199 di One Piece. Ciascun medium diretto da Hosoda condivide l'utilizzo ambizioso di fasci di luce, di silhouette avvolte nell'ombra e di inquadrature urbane prospettiche caratterizzate da un preponderante realismo, ma la vera svolta avviene nel sesto film di One Piece, L'isola segreta del barone Omatsuri, la cui regia sì esalta fortemente l'ambizione del buono Soda, ma artisticamente è polarizzante a causa della supervisione di Takaaki Yamashita, presente anche nei film di Digimon di Soda, minimalista, snella, dai contorni sottili, priva di dettagli, ombreggiatura e profondità, però prona a un'animazione più dinamica, fluida, con delle pose esagerate. Se siete appassionati di Sakuga è il materiale perfetto per voi, ma se siete più propensi alla continuità artistica non vi risulterà molto digeribile come film. Pertanto è palese come Tate sia stato fortemente influenzato da questo film, a tal punto da voler rinnovare il suo comparto stilistico, prendendo in prestito le figure minimaliste abbozzate di Yamashita, le pose stravaganti e gli arti allungati di Toshio Ishikazu in arte Sushio e gli effetti di fumo di Hosoda stesso a partire dall'episodio 239. Ed è così che nasce il Naoki Tate moderno, ma di One Piece. Perché il Tate che vedremo in Super non è esattamente quello di One Piece, sebbene segua sempre i dettami motori di Sushio, come nel debutto dell'Ultra Istinto contro Jiren, in cui Tate ci dimostra l'animatore perfetto per descrivere la nuova forma di Goku attraverso la decostruzione o allungamento di articolazioni o il linguaggio del corpo eloquente con cui Goku si accorge dell'Ultra Istinto. Paradossalmente ho più l'impressione che il Tate di One Piece si prenda molti più rischi rispetto a quello di Super, cioè osa di più giocando con l'espressività dei personaggi e con i suoi movimenti sopra le righe. Sia chiaro, il Tate di Super, per quanto superiore a quello degli anni 90 come animatore, ha un approccio ben animato per carità, ma anche un po' più sicuro e conservativo, forse a causa dell'integralismo artistico presente in Dragon Ball, per cui è facile capire quando le figure non seguono i modelli del designer di turno, per tanto tende a sperimentare più di rado rispetto a One Piece.
Infatti le rare volte in cui sperimenta non sono accolte benissimo dal pubblico di Dragon Ball, poiché il suo tratto più grezzo e superficiale, lo stesso che usa in One Piece, non è proprio così fruibile. Per dire, anche il tratto di Keisuke Masunaga nacque come esperimento, quindi perché non lo odia nessuno? Perché è espressivo, dettagliato, rugoso e maturo, ossia quello che si aspetta il fan medio. Ma allora perché si critica Tate perché non è più quello di una volta? Onestamente i suoi disegni in Super non differiscono più di tanto da quelli vecchi. Le linee degli occhi smussate ci sono sempre, i profili aquilini ci sono sempre, le mani cicciotte ci sono sempre, gli smear anche con la fluidità maggiore e l'impact frame sono sempre gli stessi. Se levi i contorni sottili tutto rimane pressoché invariato. Dopotutto, se la Toei stessa gli affida l'incarico di designer dei personaggi del film episodio di Chopper, evidentemente essi credono che sia valido come artista. E plausibilmente, dopo quasi 9 anni, c'è ancora qualcuno che lo incolpa per l'episodio 5, benché non avesse alcuna responsabilità e manco fosse accreditato, ignorando però la catastrofica pre-produzione di Super che portò un infelice effetto domino i cui articoli susseguenti avrebbero riportato inesattezze confutabilissime dal presunto problema di budget allo staff composto da novizi. Quindi, secondo la loro logica, Tate, Otsuka, Yamamuro e Hide sono principianti. Vabbè, nel 2015 eravamo tutti più insipienti. In ultima analisi, il progresso, o addirittura per alcuni il regresso, di Naoki Tate, che ha trasformato l'impatto segashiano in finezza, chiamiamola osodiana, ad oggi rimane ancora difficile da giudicare in pieno, la cui sentenza tende a lasciarsi ancora delle titubanze alle spalle. La risposta più elementare sarebbe: come animatore è meglio attualmente, ma come disegnatore era meglio prima. Ma per cercare di farvi comprendere come l'evoluzione di un artista possa causare l'abbandono di alcuni seguaci, concedetemi un paragone banale ma calzante con i Radiohead. Il gruppo di Thom Yorke è rinomato per non rilasciare un album uguale al precedente, e la loro scelta di partire da un classico rock alternativo ispirato dal grunge in Pablo Honey e dalle sonorità Britpop in The Bands, per evolversi nel loro calderone di successo OK Computer, che unisce brani più radio-friendly come Karma Police o No Surprises, ad altri più ambiziosi come Climbing Up the Walls o la stessa Paranoid Android, certamente contribuì a ritagliarsi una notevole fetta di pubblico, fortemente legata in particolar modo ai singoli, come la stessa Karma Police, una Just l'album precedente. Tuttavia, allorché i Radiohead decisero di rimuovere il fattore radio-friendly in favore di sonorità correlate all'elettronica e alla sperimentazione, come in Key Day, una parte di pubblico continuò a seguirli ugualmente, mentre l'altra, abituata ai brani precedenti, ossia quelli più accessibili, smise di seguirli perché alienata dai suoni molto distanti da quello di una High and Dry o persino di una Creep per i più pigri. Thom Yorke e compagni, oltre a un'egregia ambizione, mostrarono il coraggio che pochi artisti riescono a sfoggiare di rivoluzionare il proprio arsenale musicale anche a costo di spiazzare il pubblico e addirittura di perderlo per strada. Il coraggio che Naoki Tate stesso ha mostrato nell'uscire dalla sua zona comoda, nel seguire un archetipo così divisivo da trasformare alcuni dei suoi seguaci in detrattori. Il coraggio che non ha mai avuto Yamamuro, che invece si è fortemente ancorato ai suoi paradigmi, poi consumatisi dai segni del tempo. Il coraggio che non sempre porta risultati, ma che non fa altro che foraggiare la mia ammirazione verso Tate, che sfoggia qualità e lacune in ambo versioni, essendo una solida ma derivativa, l'altra più fantasiosa ma instabile. Al solito spetta ai posteri l'ardua sentenza, ma spero di aver chiarito un po' il suo background. Vi ringrazio anticipatamente per il supporto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e vi assicuro che fare questo video non è stata una scampagnata, per niente, dato anche il momento non proprio felicissimo, alcuni giorni dopo la notizia della dipartita di Toriyama. Grazie per la visione e ci vediamo comunque alla prossima.